Buongiorno a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono davanti agli Orsi, al centro commerciale qui a Biella e vado a fare acquisti. Devo comprarmi qualcosina e voglio svaligiare la profumeria. Tra l'altro non ho mai capito se si dica Douglas o Douglas. Non lo so, la maggioranza dice Douglas e io mi uniformerò alla maggioranza, quindi dirò Douglas anche io. Se voi sapete come si dice, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, così per le prossime volte lo dirò nel modo giusto. E dicevo, voglio andare a fare un po' di acquisti perché mi mancano due o tre cosine di skincare, eccetera, ma intanto do un'occhiata anche a quello che c'è in negozio. E ovviamente devo pranzare, ma prenderò qualcosina così alla veloce, magari da mangiare dopo in ufficio. Adesso vado a svaligiare Douglas. E ovviamente stasera quando arrivo a casa vi faccio l'unboxing di questo mini haul Douglas. Intanto vado perché le persone fuori iniziano a guardarmi come se fossi matta. Allora, pranzo di oggi, me lo sono meritato. Direi di sì. E poi gli acquisti che dopo vi faccio vedere, sono molto molto soddisfatta. Allora, torno alla macchina con il mio bottino, non vedo l'ora che arrivi stasera così vi faccio vedere tutto. Intanto c'è una giornata pazzesca oggi e sono troppo contenta perché ho comprato delle cosine veramente bellissime. Ve le faccio vedere stasera. Adesso vado in ufficio e basta, ci vediamo dopo. Allora, sono appena arrivata, vado a prendere un attimo la giacca, mi vado a cambiare e poi vado ad aprire un po' di pacchettini che sono arrivati oggi insieme ad Ale, così spacchettiamo insieme. Allora, apriamo per cominciare quello piccolino, poi vi faccio anche vedere i miei acquisti di oggi. Vai. Vediamo un po'. Allora, qui ci sono. Sono le Glizzy, che sono fantastiche per il forno, le teglie del forno, le padelle, sono ottime perché tolgono lo sporco anche senza detersivo. Sono di Bileda queste qua, ne ho prese due confezioni, così ne ho quattro e ne ho per un po', vanno benissimo anche per la griglia del barbecue, sono ottime. E adesso andiamo a spacchettare il pacchettone. Spacca, sei fortissimo. Allora, qui cosa abbiamo? Due tabs per la lavastoviglie, queste qui sono ottime, ne ho prese due confezioni, non ricordo i prezzi ma vi lascio il link qui sotto in descrizione. Poi ho preso anche due brillantante, anche questo qui è ottimo in combo con le tabs. E poi ho preso come detersivo per i piatti questo qui di svelto perché volevo proprio provarlo, visto che quello di Everdrop comunque è quasi finito, voglio provare questo qui. Mi piaceva la fragranza, rosa canina e olio essenziale di pompelmo. Sono proprio curiosa, svelto non mi ha mai deluso, tranne forse in un caso, in quello della versione azzurra, quello con il disinfettante, mi sembra, o qualcosa di simile. Quello aveva un odore veramente terribile e l'unico di svelto che non mi è piaciuto, però in generale svelto è una sicurezza. Adesso Ale sta già facendo i suoi magheggi. Cosa stai facendo? Non si toglie la pellicola, sono proprio fatte così. Perché sono un altro tipo. Sono diverse. Sì, lasciala perché quella pellicola lì. Aspetta che la facciamo vedere. Questa pellicola qua trasparente si mette a fuoco, ok? Praticamente si va a sciogliere una volta che si mettono nella. Però se tu fai rumore nessuno sente niente di quello che dico. Dicevo che la pellicola intorno alla tabs si va a sciogliere quando poi parte il ciclo di lavaggio, quindi con la pellicola. Ci pensi tu a ritirare e sistemare tutto? Così io faccio vedere gli altri acquisti. Allora, vi faccio vedere cosa ho preso da Douglas. In realtà di tutto quello che volevo prendere ho finito per prendere soltanto due robe essenziali. Una è questa qui,
di Clinique. Praticamente è una lozione chiarificante, una sorta di lozione esfoliante che si utilizza mattino e sera. Ci sono diversi tipi di intensità di esfoliazione, va dall'1 al 5 se non sbaglio, io le ho già provate tutte ovviamente, e ho preso la 4 che è quella giusta per me. Questo qui costava 23,39 euro. Poi, sempre in tema esfoliazione, ho preso di The Ordinary questo siero esfoliante, un peeling chimico praticamente, con AHA e BHA, che sono due esfolianti. Adesso non entro nel merito perché non lo so, però so che è veramente ottimo. È quel siero tutto rosso che praticamente si usa una volta a settimana, ma anche meno secondo me. Ne ho sentito tanto parlare da diverse youtuber, anche americane o in giro per il mondo, perché è veramente un buon prodotto, dicono. Adesso lo provo e poi vi dico. Bisogna stare solo molto attenti, perché è sempre comunque un peeling chimico, quindi bisogna andarci cauti. Infatti nell'indicazione c'è scritto di tenerlo per un massimo di 10 minuti, un massimo, quindi io lo terrò molto meno per cominciare, e poi gradualmente andrò ad aumentare il tempo di posa e vediamo un pochino come reagisce la mia pelle, se ha qualche azione sulle discromie. Allora, da Cisalfa, dicevo, ho preso rullo di tamburi. Ho preso le Stan Smith, era da un po' che le puntavo. La mia amica Anna ha preso la versione quella con il retro verde e non le ho mai prese perché con il retro verde non mi sconfinferano, sinceramente non sono nelle mie corde. Oggi, passando da Cisalfa, che volevo prendermi altre cose, cercavo una tuta o simili, le ho viste con il retro di questo beige, sì, beige direi, e ho detto no, cioè devono essere mie. Tra l'altro erano in saldo perché il prezzo era 75 euro, con lo sconto io le ho pagate 52,54, che non è niente male come prezzo. Sono veramente bellissime e anche addosso stanno veramente bene, queste qui, sia con i jeans sia con magari una gonna o un vestitino. Anche questa primavera sono perfette. Andrò soltanto a cambiare l'orientamento dei lacci, perché così non mi piacciono ma li preferisco dritti. Sono veramente belle, fatemi sapere cosa ne pensate, a me piacciono veramente tantissimo. Non ho mai preso le Adidas, infatti se vedete ho sempre preso le Asics, le Onitsuka Tiger. Queste qui veramente poverine sono a fine vita, non ce la fanno più, addirittura la suola è diventata, si è ingiallita, e quindi dovevo proprio cambiarle. Quelle nere no, ma queste qui bianche sono sfatte, e quindi ho preso queste che mi piacciono veramente moltissimo. Allora, adesso vado a ritirare tutto quanto, mi vado a cambiare e poi penso qualcosa per la cena. Tra l'altro stasera siamo solo io e i ragazzi, perché Claudio andrà alle prove del gruppo, quindi non c'è, e magari faccio delle alette di pollo nella friggitrice con un po' di patatine, vediamo un attimo. Ale mi chiedeva il risotto qualche giorno fa, però stasera sinceramente non ho voglia, anche perché è già tardi, sono le 19, quindi direi che niente risotto, però il pollo ci può stare. Adesso vado a intervistarli se hanno voglia di mangiarlo, intanto però vado a cambiarmi così almeno mi rilasso un attimino anch'io. Allora, mi sono cambiata, mi sono già messa il pigiama di Pile con le calzine antiscivolo, proprio la comodità massima. Allora, per cena alla fine ho deciso che farò, visto che Claudio non c'è, per me e per Ale un risottino al parmigiano facile e veloce, invece per Daniele le punte di vitello alla piastra, perché voleva la carne, allora facciamo quelle. Si devono ancora un attimo scongelare, perché non sono ancora scongelate, quindi devo aspettare ancora un momentino. Intanto sono le 7:20, 19:20 circa. Sì, e visto che ho la lavastoviglie da spreparare e 4-5 cose nel lavandino da lavare e mettere
all'interno della lavastoviglie, cioè da lavare e da sciacquare. Faccio che andare a fare questa operazione, così mi porto avanti e poi appena la carne si è scongelata per bene vado a cucinare, così dopo ho già la lavastoviglie sgombra per andarla poi a riempire con le cose che utilizziamo stasera. Terminata, mi sto andando a fare il caffè. Vado a farmi questo qui. Si chiama Ardenza. Ogni tanto prendo anche questo, dipende, questo qui oppure il Napoli, sono i nostri preferiti. E allora, prima ho preparato soltanto la lavastoviglie, ma non l'ho ricaricata perché ho detto inutile che lo faccio due volte. Ceniamo. Pulisco tutto e carico una volta sola. Quindi adesso bevo il caffè e poi vado a sciacquare i piatti sporchi, li vado a caricare in lavastoviglie e poi voglio andare subito a provare il peeling, quello di The Ordinary, perché sono proprio curiosa. Lo lascerò soltanto 5 minuti, forse anche meno, adesso vedo. Quindi niente, bevo il caffè e andiamo insieme a fare il peeling di The Ordinary.
Allora, sono pronta per andare a provare il peeling di The Ordinary. Questa sera vado a fare una doppia detersione perché la pelle deve essere perfettamente pulita e asciutta. Quindi vado ad utilizzare come detergente oleoso questo qui di Clinians con la vitamina C, è un olio gel struccante fantastico. Non brucia gli occhi, non dà l'effetto appannato, non unge troppo la pelle, è abbastanza delicato, rimuove bene tutto il trucco, soprattutto quello waterproof. Vado ad applicare su tutto il viso e lo vado ad massaggiare bene sugli occhi in modo da andare a sciogliere il mascara. Ok, sembro un panda, adesso vado ad utilizzare come detergente schiumoso il Pure Mint, questo qui di Yves Rocher, che mi andrà a togliere tutta la parte oleosa e a pulire e detergere bene la pelle. Vado anche questo a metterlo su tutto il viso, massaggio e poi vado a sciacquare. Viso perfettamente pulito e asciutto, direi. Vado ad applicare il mio peeling. Allora, mi spaventa un pochino soltanto questo colore e non mi voglio andare a sporcare il pigiama. So che il beccuccio non andrebbe appoggiato al viso, ma non posso fare diversamente, sennò di sicuro mi sporco. Importantissimo non andare ad applicarlo nella zona del contorno occhi e contorno labbra. Io sarò lontana anche dalle sopracciglia, visto che sono tatuate, e questo è comunque un peeling, non vorrei mai che andasse a togliere il pigmento. Vado a mettere ancora un goccio, sembra che mi hanno appena ucciso. Allora, devo dire che pizzica leggermente, sopportabilissimo direi. Metto il timer a 5 minuti e poi vedo se pizzica tanto e non lo sopporto, vado a togliere. Ok, 5 minuti e poi si va a sciacquare il viso. Ovviamente anche quando si sciacqua molta attenzione a non far andare il prodotto negli occhi perché no, perché non bisogna. Quindi ci vediamo tra 5 minuti. Timer terminato. Sono passati 5 minuti e 10 secondi. Allora, devo dire che, cioè, sopportabilissimo. Ho sentito persone dire che brucia da morire, che non si può tenere più di 2 o 3 minuti. No, assolutamente. Brucia di più il glicosal, secondo me, quello che ho su quelle gocce nell'ampolla rossa, piuttosto che questo. Assolutamente non brucia. Sento leggermente la pelle della fronte tirare, ma perché è una zona che ho un po' più sensibile rispetto al resto del viso. Comunque, niente di così trascendentale. Adesso vado a sciacquare con un pannetto, così non rischio di andare a buttarmelo negli occhi. Una volta che ho tolto l'eccesso, vado poi dopo a sciacquare con l'acqua tutto il viso e torno da voi per farvi vedere il risultato. Allora, viso sciacquato, asciutto, devo dire che, vabbè, è ovviamente la prima volta che la utilizzo, quindi
Non vedo nessun tipo di cambiamento, sento un pochino la pelle tirare sulla fronte e sulle guance, sul mento no, assolutamente. Sono forse un pochino rossa, ma proprio poco, ma perché sono andata a passare il pannetto, siccome la pelle delicata si arrossa facilmente. E niente, lo utilizzerò per un po' di settimane, poi torno da voi e vi faccio sapere se c'è stato qualche miglioramento, se c'è stato qualche schiaritura nelle macchie. Questo peeling dovrebbe andare un po' più in profondità rispetto a quelli classici che si utilizzano. Mi raccomando, con questi peeling chimici state sempre molto attenti, leggete sempre bene le istruzioni, piuttosto fatevi consigliare da qualcuno, ma state attenti perché si rischia di fare dei danni, quindi attenzione. E basta, io adesso vado a farmi una bella tisana, mi metto sul divano a guardare qualcosa, adesso vedo. E noi ci vediamo al prossimo video. Spero anche questa sera di esservi stata di ispirazione per qualche prodotto. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Io vi saluto, vi auguro una buona serata e noi ci vediamo al prossimo video. Grosso bacio a tutti. Ciao!